Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, come va? Ragazzi, come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Allora, io vi devo parlare di una situazione un po' delicata per quanto riguarda ovviamente l'Inter. Ora, noi stiamo dedicando un po' di spazio a questa cosa perché credo che sia opportuno farlo. Io non credo di star qui a urlare e sbattere le cose, ci mancherebbe altro, però voglio far notare una serie di situazioni che secondo me sono abbastanza gravi, che riguardano ovviamente l'Inter e che a mio modestissimo avviso rischiano di essere anche un pochino ridicole sotto tutti i punti di vista. Ora, partiamo da un presupposto semplice. Negli ultimi tempi l'Inter ha avuto insomma, ha avuto delle cose a cui pensare e voglio fare un riepilogo della situazione prima di entrare all'interno comunque dell'argomento e farvi capire una cosa molto semplice, quindi attenzione a quello che noi da questo punto di vista andiamo a dire successivamente. Ovviamente, ragazzi, prima di iniziare, che dovete fare? Tre cose molto semplici: l'iscrizione, ovviamente il solito like e la solita campanellina, ovviamente sempre delle notifiche. Mi raccomando, ragazzi, è veramente molto importante. Io vi ricordo che se voi ovviamente non attivate la solita campanellina delle notifiche, non vi arrivano i video. Quindi mi raccomando, fate questa cosa perché è importantissima e se vi va potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei miei social, quindi questa è una cosa anche che potete tranquillamente fare. Allora, i problemi dell'Inter partono dal debito, no? Dai debiti che hanno, che sono veramente immensi sotto tutti i punti di vista. Ovviamente questi debiti sono dei debiti pesanti, hanno quasi 1 miliardo di euro di debiti in totale, non arrivano ovviamente al miliardo, ma manca qualche centinaio di milioni per arrivare al miliardo. E che succede? Parte di questi debiti rappresentavano un prestito indiretto che ovviamente avevano a che fare con una situazione relativa ad un fondo. Ovviamente questo fondo voleva vedere i propri soldi restituiti, l'Inter o chi per loro ovviamente non li ha restituiti. Questo fondo prende possesso ovviamente della situazione relativa all'Inter e diventa il proprietario. Ma non sono solo questi i problemi, perché come sapete bene, l'Inter ha avuto anche problemi che riguardano ovviamente i parametri di partecipazione degli scorsi anni, quindi indagini che riguardano quella faccenda e poi indagini che riguardano ovviamente anche una situazione relativa ad alcune trattative di mercato che negli scorsi anni loro hanno insomma fatto vedere come pulite, quando in realtà, a quanto pare, non credo che lo siano. A prescindere da tutto, i problemi principali che ci sono ovviamente all'interno dell'Inter sono altri, cioè c'è questa impellenza del fondo americano, questa arroganza, se vogliamo, che a mio modestissimo avviso deve essere estirpata. Allora, partiamo da questo punto di vista. Io che cosa vi ho detto quando abbiamo cominciato a parlare di questa cosa? Abbiamo cominciato a parlare di questa cosa tanto tempo fa, qualche mese fa, qualche settimana fa. E all'interno dei miei video iniziali io avevo detto: guardate che l'ingresso di un fondo esterno all'interno di una società non è mai una buona notizia. E tanta gente mi aveva detto: Matt, ma che cosa dici? Insomma, questo fondo sicuramente ha i soldi, sicuramente l'Inter progredirà, loro hanno interesse a costruire una squadra che sia competitiva. Io ho sempre detto di no. Ma non perché loro vorrebbero vedere l'Inter fallire, ma perché a loro interessa recuperare a livello economico quello che hanno prestato all'Inter, quindi tecnicamente riprendersi i soldi. Ovviamente questo non è qualcosa che ha a che fare con il progetto tecnico, perché l'Inter, ultimamente sento dire un sacco di gente mi commenta e mi dice: Matt, ma tu parli, ma l'Inter fa mercato. Scusate, ma quale mercato hanno fatto esattamente fino ad adesso? Allora, nel momento in cui io sto girando hanno preso un secondo portiere e due giocatori a zero. Ecco il mercato dell'Inter fino ad adesso. Io non vedo grossi investimenti, non vedo cifre di denaro sprecate, non vedo soldi presi e portati. Quindi io tutta questa grandissima, voglio dire, abilità dell'Inter al momento non la vedo. Ma perché non la vedo? Perché c'è dietro qualcuno che tira e dice: non lo devi fare, perché c'è qualcuno a cui tu comunque devi dipendere. Quindi devi cercare di capire questo. Quando io a inizio mercato vi dicevo l'Inter quest'anno farà un mercato debole rispetto agli scorsi anni, lo dicevo perché a meno che l'Inter non abbia soldi da parte, nascosti da qualche parte, o che veramente questo fondo autorizzi un investimento importante, che può essere, perché può essere che questo fondo alla fine autorizzi l'investimento, può essere, io voglio dire, va bene, può, ne, va bene, cioè, va bene, però
Ci può, no? Può essere che questo fondo a un certo punto impazzisca e dica va bene, spendiamo 80 milioni per un giocatore, ma salvo clamorosi ribaltoni, l'Inter non farà un mercato molto oneroso, non farà un mercato perché l'Inter è una squadra che c'ha una lira, punto e basta, stiamo dicendo questo da una vita. Tant'è vero che prendono il secondo portiere utilizzando quei pochi soldi che erano già stati stanziati e poi hanno preso dei giocatori già pianificati, ma idee di mercato nuove. L'Inter non ne ha avute semplicemente perché se le avesse avute non le avrebbe potute avere perché c'è qualcuno dietro che ti tiene bloccato. Perciò ti dico, Oaktree chiude i soldi, prende e mette da parte il denaro perché Oaktree non gli interessa niente. Dal fondo americano del progetto tecnico dell'Inter non gliene frega una mazza, ragazzi. Perdonatemi se questa espressione può essere un pochino non elegante, ma voglio dire, dalle parti di Roma è un'espressione colorita che viene usata molte, molte volte e capite benissimo cosa vuol dire. Non gliene frega niente della situazione, ovviamente relativa al progetto tecnico, vogliono solamente riprendersi i loro soldi. Poi, ok, non devono portare l'Inter al fallimento, ci mancherebbe altro, perché non andrebbe, voglio dire, ad essere una cosa, non è una cosa normale, non è una cosa che può essere, ma non vanno a sprecare denaro per giocatori. Non gliene frega niente al fondo americano dell'Inter come squadra di campo. Non gliene frega niente. Ve lo sto ripetendo da mesi, cercando di farvi capire che quando hai qualcuno nella società che ti mette i limiti è sempre sbagliato perché non puoi muoverti. E questo è il discorso. Invece c'è gente che negli ultimi tempi qui è stata e no, però tu non capisci perché tu in realtà stai equivocando. No. Io non sto equivocando, io sto dicendo la verità su quello che vedo e poi sono anche i miei pensieri che mi sembrano leciti, cioè non mi sembra che io stia offendendo qualcuno, stia andando contro qualcuno, però vedo che queste cose vengono poi mostrate all'interno del mercato. Pensate veramente che l'Inter stia facendo un mercato debole perché gli gira così? L'Inter sta facendo questo tipo di mercato perché l'Inter è questa attualmente. È una squadra che prima deve pensare al lato economico e poi può pensare al lato ovviamente calcistico. Prima di comprare devono vendere un po' di giocatori, quindi devono racimolare una cifra dalle cessioni. Quello potrebbe essere un modo per comprare grandi giocatori in squadra, ma per adesso a livello economico l'Inter non può avere una libertà, non è capace oggi di spendere cifre grandi come si dovrebbero spendere per una squadra che comunque vuole rimanere una squadra comunque importante attualmente come l'Inter, perché l'Inter è una squadra, ricordiamolo, fra le più forti d'Italia. Per me, attualmente come rosa, l'Inter ancora è la più forte d'Italia. La Juve si sta avvicinando gradualmente con gli acquisti, ma l'Inter comunque è campione in carica, quindi è la squadra che al momento ha lo scudetto e lì non puoi parlare perché lì comunque è una squadra che ha vinto lo scudetto. Io ti dico, va bene, siete forti. Non ho mai negato la rosa dell'Inter, che è un'ottima rosa, ma il mercato è un altro discorso, perché l'Inter non lo può fare a certi livelli, non può spendere determinate cifre a certi livelli. Tutto qua. Poi si può discutere, si può parlare, si possono dire un sacco di cose, va bene qual è il discorso, si può inventare anche, no? Perché possiamo anche inventarci il fatto che l'Inter sia a posto. Io ti dico sì, ragazzi, è tutto a posto, l'Inter non ha nessun tipo di problema, ma nella realtà delle cose, nella verità delle cose, io non vedo da questo punto di vista una realtà, una sincerità per quanto riguarda ovviamente l'Inter. Quindi io non so come altro spiegarlo, nel senso che vi ho detto più volte che questo fondo non avrebbe dato spazio al progetto, quindi ho detto più volte che non ci sarebbero stati problemi, ci sarebbe stato un diverso tipo di atteggiamento che a mio avviso è abbastanza chiaro. Poi ragazzi, se lo vogliamo negare, se vogliamo far finta di niente, vogliamo dire che è tutto a posto. Cioè, ragazzi, io posso anche fare finta di niente, lo possiamo anche negare, ma la verità delle cose è che non è questo quello che noi effettivamente stiamo dicendo. Io poi sono anche un tipo di persona abbastanza. Mi reputo una persona abbastanza corretta, nel senso, se io avessi la conferma che l'Inter può veramente spendere, non verrei qua a fare video in cui dico che l'Inter non può spendere, non mi viene niente in tasca da questo punto di vista. Dire una cosa piuttosto che l'altra non mi porta molta differenza. Quindi dico essenzialmente quello che so e quella che è la verità e quelle che sono ovviamente le mie opinioni. Quindi, alla fine del discorso, questo fondo
americano fantomatico, questo fondo, proprio fantomatico non è, perché lì questo fondo non può oggi competere da questo punto di vista con le altre, ovviamente per i motivi che sapete. Fatemi sapere un po' nei commenti.